Amici e amiche, bentornati sul mio canale. Oggi parliamo di padel, come avete capito dall'introduzione, e affronteremo le regole base, quindi tutto quello che vi servirà per entrare per la prima volta in un campo da padel oppure per fare delle partite con gli amici, sapendo perlomeno quali sono le regole più importanti e evitare magari spiacevoli discussioni quando giocate una partita. Quindi per tutti quelli che si avvicinano, si sono avvicinati al padel, questo è il video che fa per voi. Prima di cominciare vi chiedo il subscribe al canale se volete supportarlo, se vi piace, se volete altri tipi di video come questi, ovviamente su tecnologia e sport. Lasciate un like e fatemi sapere nei commenti a che livello siete, come giocate a padel, come vi siete avvicinati e magari cosa vorreste sapere. Prima di cominciare vi ricordo anche la nascita del nostro canale Telegram delle offerte, trovate il link in descrizione, potete entrare, è libero, gratuito ovviamente, e ogni giorno vi proporrà le migliori offerte, i migliori sconti su Amazon per ovviamente le categorie di tecnologia e sport che sono i topic di questo canale, e potrete fare veramente dei colpi grandiosi in acquisti su Amazon. Ora siamo davvero pronti per partire, quindi andiamo in campo. Il padel si gioca in quattro a coppie ed è un surrogato del tennis. Come per il tennis, la palla deve rimbalzare in campo e poi diventa giocabile anche se rimbalza o sulla rete o sulla parete di plastica. Quindi si gioca all'interno e non solo, ma poi ci arriveremo, ed è sostanzialmente con le stesse regole del tennis. Adesso andiamo a vedere qualche cosa di più dettagliato, le regole e come si gioca, con qualche anche curiosità. L'inizio del game è il servizio. La cosa più importante, io sono nel campo di sinistra, ovviamente il primo è a destra, la cosa importante è il servizio, si serve incrociato, quindi nel quadrante opposto al mio a 45 gradi. Le regole del servizio sono molto molto banali. Il tennis dall'alto direttamente si fa il servizio. Invece il padel ha una caratteristica: la palla bisogna farla assolutamente rimbalzare per terra e soprattutto bisogna colpirla non più alta dell'anca, quindi sostanzialmente in questo modo lascio la palla, la colpisco e questo è il servizio. Non si può colpire al volo e soprattutto chi risponde non può rispondere al volo, deve lasciarla rimbalzare, e ora vediamo come la deve lasciare rimbalzare. Abbiamo visto come battere, quindi colui che serve. Ora vediamo colui che riceve, perché ci sono delle differenze. Vediamo quando il servizio è fuori e quando è dentro. Questo è un servizio fuori. Quando la palla tocca la rete, non è giocabile, è come se fosse fuori dal campo. Invece questo è un servizio buono. Quando la palla tocca questa parte di plexiglass, il servizio è buono, quindi quelli bravi, i giocatori professionisti, ma non solo, anche voi che state guardando questo video, avete l'obiettivo di tirare la palla in quel quadrato di plexiglass, perché lì la palla è giocabile e diventa difficile per chi riceve. Ovviamente io l'ho fatta rimbalzare due volte, però rimbalzerà una volta in campo, una volta sul plexiglass e poi sarà colpibile. Il colpo è difficile, ma il servizio è buono. Ora vediamo il punteggio. Chi gioca a tennis probabilmente saprà già, ma c'è una piccola differenza. Sì, il primo punto è il 15, il secondo punto è il 30, il terzo punto è il 40 e poi c'è il gioco. Ma qui arriva la differenza. Se arrivate 40 pari ci sono due possibilità. O potete continuare con i vantaggi tranquillamente a vostro uso e consumo, ma nel World Padel Tour c'è il cosiddetto punto d'oro, ovvero un punto che decide il game. La coppia che risponde decide su quale dei due far servire l'avversario, da lì si inizia il punto ed è il punto decisivo, quindi chi fa quel punto vince il game. I game sono esattamente organizzati come il tennis, si arriva a 6 per vincere il set, quindi 6-4, 6-3, 6-2, 6-1, 6-0 si vince il set, bisogna vincerlo con due game di vantaggio. Nel caso si arrivi 6-5 si può fare 7-5, se si arriva a 6 pari c'è il tie break. Cos'è il tie break? Sempre per chi segue il tennis lo sa, la prima coppia parte con un servizio, due servizi a testa per coppia, si arriva a 7, al meglio dei 7, ovvero chi arriva prima a 7 punti con 2 punti di vantaggio si aggiudica il tie break e quindi il set e vince 7-6. Ci devono però essere 2 punti, quindi se non ci sono 2 punti di stacco si va avanti ad oltranza. Si cambia set ovviamente, nel World Padel Tour
e ovviamente se giocate tra di voi vi sfruttate il vostro tempo, ma nel World Padel Tour si gioca al meglio dei tre, quindi chi vince due set vince la partita. Come abbiamo detto, a differenza del tennis, nel padel si possono utilizzare le pareti, con la differenza che il plexiglass, quello che vedete dietro di me, si può utilizzare. Le reti non si possono utilizzare. Cosa può succedere? Io sono in ritardo e devo rimandare di là una palla. Mi serve l'utilizzo del plexiglass. Posso semplicemente fare questo. La palla è giocabile. Tiro contro il plexiglass, deve finire nel campo del mio avversario, che a quel punto deciderà cosa fare, farà il suo colpo e io ritornerò a giocare. Quindi ricordatevi, molto importante, in alcuni colpi è molto molto importante utilizzare il plexiglass. Quello che invece non si può fare è tirare la palla direttamente sulla rete, quindi la palla mi arriva così, faccio così e la mando nel campo del mio avversario. Ecco, questo non è fattibile, anzi perdete il punto semplicemente. Quindi plexiglass sì, rete no. Ora parliamo di un argomento spinoso, le invasioni. Ci sono diverse sfaccettature, diverse eccezioni, noi parleremo delle più importanti, fugando qualsiasi dubbio. Questa è un'invasione. Se io tocco la rete con una parte del mio corpo o la racchetta, faccio invasione, anche se faccio punto, quindi il punto va agli avversari. Questa è un'invasione, perché io colpisco la palla al di là della rete. Questa invece non è un'invasione, perché io colpisco la palla nel mio campo e finisco il movimento senza toccare la rete al di là del campo. Queste sono le regole base del padel, veramente i primi strumenti per poter andare in campo, giocare e sapere soprattutto cosa succede intorno a voi. Fatemi sapere nei commenti cosa vorreste nei prossimi video, si tratterà di padel tranquillamente in questo canale, cosa vi serve, cosa vi potrebbe venire comodo sapere, la scelta di una racchetta, la scelta delle palline, dove giocare, quali sono i fondi, insomma ci sono tantissimi temi che possiamo sviscerare, io vorrei ascoltare la vostra voce, quindi lasciatemi un commento e ditemi: Simone, mi interesserebbe scegliere la racchetta, e magari cominceremo a fare qualche recensione sulle racchette, entry level, medio e avanzate. Fatemi sapere, vi ricordo sempre il nostro canale d'offerte e di sottoscrivervi al canale, di abbonarvi e attivare anche la campanellina, così saprete sempre quando i nostri video sono online. Io vi ringrazio come sempre di essere arrivati fin qui e vi do l'appuntamento a un prossimo video.